Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le purga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è testa dell'elmo di Scipio, s'è cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, iddio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiama. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Il 2 giugno e iniziamo con la lettura del primo articolo che abbiamo l'onore di ascoltarlo da parte del Presidente della Camera dei Deputati, il nostro Presidente Fico. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato a questo evento. Prima di tutto volevo dirvi che ricordo con molto affetto il giorno in cui sono venuto a Sant'Anna di Stazzema e insieme abbiamo ricordato il terribile eccidio nazista. Oggi è la festa della Repubblica, una festa fondamentale per il nostro paese e volevo dedicarvela leggendovi l'articolo 1 della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Articolo numero 6. La Repubblica tutela come. Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articolo riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che Articolo 6. La Repubblica tutela Articolo 7. Lo Stato e la Chiesa sono ciascuno. Fa piacere ricordare a tutti noi un paio di articoli della nostra amata Costituzione italiana. E si tratta esattamente dell'articolo 8 e del 19, sono ambedue relativi alla fede religiosa e alle altre varie confessioni. E intanto vi ringrazio e vi mando un caro saluto in questa giornata così importante e così particolare. Allora, l'articolo 8 dice che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato naturalmente sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Straordinario, non è nata dalla politica, dalla diplomazia, dalle guerre, ma è nata dalla bellezza e dalla cultura. L'Italia esisteva già molti secoli prima di diventare uno Stato. Per questo l'articolo 9 della Costituzione ha un valore speciale per il qualsiasi italiano. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli o come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. È un grande piacere per me partecipare ai festeggiamenti della nascita della Repubblica Italiana e lo faccio leggendovi due articoli che mi stanno particolarmente a cuore.
L'articolo 12, la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni. Ora è chiaro che questi tre colori hanno accompagnato le mie più grandi soddisfazioni professionali, calcistiche. La vittoria del campionato del mondo è stata la più bella in assoluto soddisfazione che possa provare uno che fa il mio lavoro, e questi tre colori mi hanno accompagnato e mi accompagneranno per tutta la vita nei momenti più belli dei miei ricordi. Poi l'articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. E a ricordare queste parole abbiamo passato gli ultimi tre mesi con grandi difficoltà, però con grande serietà, con grande orgoglio, e abbiamo rispettato tutte le restrizioni che ci sono state impartite, perché sapevamo che era una maniera per risolvere i problemi in Italia, e questa è una cosa che appartiene agli italiani, quella di rispettare le regole e di dare tutti se stessi quando c'è bisogno. Parte prima. Diritti e doveri dei cittadini. Titolo 1. Rapporti civili. Articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore dall'autorità giudiziaria, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Articolo 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Articolo 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi è assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non la convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire con norme di carattere generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Articolo 22. Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Articolo 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Articolo 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti alla giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Articolo 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Articolo 26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può essere ammessa in alcun caso per reati politici. Articolo 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Sono Marco Piacentini, sono il presidente dell'associazione Il Mondo che vorrei Ollus, che racchiude i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Sono qua per leggere l'articolo 28 della Costituzione italiana. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Articolo 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Articolo 3.
Leggo l'articolo 32 della Costituzione che recita così: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse. Della Costituzione che recita così: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Buon 2 giugno a tutti. Articolo 33. Articolo 34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Articolo 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto a riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciare. Articolo 38 della Costituzione italiana. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno il diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Articolo 39. L'organizzazione sindacale è libera.
ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro esercitazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati hanno personalità giuridica, possono rappresentare unilateralmente in proporzione di loro iscritti stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Articolo 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi lo regolano. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da creare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. No, qui c'è mio, non c'è tuo. Qui c'è mio. Là è un altro discorso. Lì lo Stato ha espropriato, dato un indennizzo, ma è un altro discorso. Qui c'è mio. Finché sono vivo io, qui c'è mio. Poi c'è un articolo della Costituzione, il 42, te lo leggo. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. Chiaro? Quindi, finché sono vivo io, qui c'è mio. Lo dice la Costituzione. A fini di utilità generale, la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici, o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, secondo le regioni e le zone agrarie, promuove e impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive, aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Articolo 45. La Repubblica. Articolo 46 della Costituzione italiana. Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi alla gestione delle aziende. Cosa significa? Significa che i lavoratori hanno il diritto di partecipare alla gestione del lavoro. Questo succede in molti stati d'Europa, non succede in Italia.
è stato scelto una parte, diciamo così, garantista, che è quella dei contratti nazionali di lavoro. Sia da parte datoriale che da parte sindacale vengono fatte queste trattative, viene stabilito un contratto, ognuno sta al suo posto e basta. Quindi questo articolo dà il diritto, ma di fatto in Italia non è stato possibile ad oggi applicarlo. Articolo 47 della Costituzione. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito, favorisce l'accesso al risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto ed indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Articolo. Articolo 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Articolo 50. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, Articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere. Articolo 53. Tutti sono tenuti a concorrere le spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Mi è stato chiesto di leggere due articoli della Costituzione, lo farò molto volentieri. Articolo 55 della Costituzione. Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Articolo 56 invece. È più lungo questo. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di 630, 12 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i 25 anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione, per 618 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero. Il numero dei senatori elettivi è di 315, 6 dei quali eletti nella circoscrizione estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiori a 7. Il Molise ne ha 2, la Valle d'Aosta 1. La ripartizione dei seggi tra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 25° anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il 40° anno. Articolo 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, che è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Articolo 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il 26° giorno dalle elezioni. Articolo 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando ci si riunisce in via straordinaria, una Camera è convocata di diritto anche l'altra. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera dei Deputati. Articolo 64 della Costituzione. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. Articolo 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Articolo 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Articolo 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero
se si è accolto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. Articolo 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. Articolo 70 della Costituzione italiana. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Leggo l'articolo 71 della Costituzione. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli organi denti ai quali sia conferita la legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. Articolo 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del Regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo fino a votazione finale. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Articolo 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Articolo 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Articolo 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Articolo 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Articolo 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Articolo 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. Articolo 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Articolo 81. Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere, adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, a verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Articolo 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni delle autorità giudiziarie. Articolo 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha 1 solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. Dopo il 3° scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Articolo 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio del Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'accordo e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Articolo 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi dalla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. L'articolo 86 della Costituzione. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione. Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti avente valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Articolo 88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi 6 mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 6 mesi della legislatura. Quest'anno viviamo il 2 giugno, la festa della Repubblica, che Carlo Azeglio Ciampi volle restituire e rendere un momento importante di unità nazionale, con uno spirito diverso, sempre ovviamente legato all'unità nazionale, ma veniamo fuori da un periodo di grande difficoltà e ne stiamo ovviamente affrontando un altro, e quindi non possiamo dimenticare coloro i quali hanno perso la vita e non dobbiamo dimenticare coloro i quali oggi si affannano per non perderla e non perdere le loro aziende, per non perdere il loro futuro e per non perdere il futuro dei propri figli. Oggi ci viene chiesto di leggere un pezzo, ciascuno, della Costituzione italiana. A me è stato assegnato un pezzo che riguarda il Capo dello Stato. Il Capo dello Stato, che è uno strumento costituzionale di garanzia, di equilibrio e di equità. E dobbiamo fare in modo che questo ovviamente resti nel tempo, con l'obiettivo però un giorno di arrivare ad un punto in cui anche i cittadini possano scegliere il proprio primo ministro o il proprio capo dello Stato. Quindi mi accingo a leggere gli articoli che mi sono stati assegnati e ringrazio dell'opportunità, che sono l'articolo 89, l'articolo 90 e l'articolo 91 della Costituzione. Articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti in esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Articolo 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Articolo 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Articolo 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione. Articolo 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri
sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. Articolo 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Fortunato Menichetti, sono uno degli ultimi partigiani della Brigata Garibaldi che operava sulle montagne Apuane, con i miei 96 anni che ho compiuto proprio quest'oggi. I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siamo assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Arrivederci al prossimo anno, se Dio lo vorrà. Articolo 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono, con legge, stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Questo articolo sancisce l'imparzialità dei dipendenti pubblici che sono responsabili non verso il governo, ma verso lo Stato, verso la comunità, verso tutti quanti i cittadini. Articolo 99. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. Articolo 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia dell'amministrazione. La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo. Articolo 101 della Costituzione italiana. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Articolo 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolate
dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie. Anche con la partecipazione di cittadini idonei e sanei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Articolo 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate della legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Articolo 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Gli altri componenti sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per 1/3 dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo 15 anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. Articolo 105. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Articolo 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di Cassazione per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. Articolo 107 della Costituzione. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere destinati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della Giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Articolo 108 della Costituzione. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali
del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. Articolo 109 della Costituzione. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Articolo 110 della Costituzione. Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Articolo 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa, abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione. Articolo 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Articolo 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possano annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. L'articolo 115 è stato abrogato. Articolo 116. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere L, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, N e S, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata. Sentiti gli enti locali nel rispetto di principi di cui all'articolo 119. La legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata. Articolo 117. La potestà legislativa esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione Europea, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, immigrazione, rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi, moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici, perequazione delle risorse finanziarie, organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali, elezioni del Parlamento europeo, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale, cittadinanza, stato civile e anagrafi, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, dogane, protezioni dei confini nazionali e profilassi internazionale, pesi, misure e determinazioni del tempo, coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, opere dell'ingegno, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a rapporti internazionali con l'Unione Europea e delle regioni, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, professioni, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza, la regione può concludere accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato. Articolo 118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina le forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere B e H del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Articolo 119. I comuni, le province e le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento con la contestuale definizione dei piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Articolo 120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto
al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il governo può sostituire gli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o a normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Articolo 121. Sono organi della Regione, il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e alle altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Promulga le leggi e emana i regolamenti regionali. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Articolo 123. Ciascuna regione ha uno... C'è un film? Articolo 122 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio, ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta. Questo articolo, che fa parte della Costituzione, come sappiamo, 1948, illustra e determina quali sono le modalità per l'elezione di un presidente per far funzionare una regione. Noi sappiamo quanto sono importanti le regioni oggi, ma le regioni, questo articolo è del 48, solo nel 1970. E questo dà lo spunto per una semplice riflessione: la lungimiranza dei padri costituenti. Non solo il discorso delle regioni è avvenuto nel 1970 e quindi non certamente poco dopo il 1948 quando la Costituzione è stata approvata, ma là dentro ci sono diritti da difendere, ci sono una serie di cose che sono la bussola per guardare il futuro. Articolo 123. Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale,
con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di 2 mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario del governo. Il governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale degli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto al referendum popolare qualora, entro 3 mesi dalla sua pubblicazione, ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale. Lo statuto, sottoposto a referendum, non è promulgato se non approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali. Articolo 124 abrogato. Articolo 125. Nelle regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione. Articolo 126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno 1/5 dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso, i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Articolo 127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. Articolo 128 abrogato. Articolo 129 abrogato. Articolo 130 abrogato. Articolo 131 della Costituzione italiana. Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Articolo 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum della maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni,
della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra. Articolo 133 della Costituzione italiana. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. La Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione. Articolo 135. La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. I giudici della Corte Costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 anni di esercizio. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per 9 anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine, il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dell'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica d'ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 9 anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. Articolo 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere e ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritenga necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Articolo 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni e le forme e i termini di probabilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte,
contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. E adesso gli ultimi due articoli, quelli di chiusura. L'articolo 138 che ha ad oggetto la revisione della Costituzione, le leggi costituzionali che la determinano. L'articolo 148 afferma che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, ad intervallo non minore di 3 mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte al referendum popolare quando entro 3 mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, o 500.000 elettori o 5 consigli regionali. La legge sottoposta al referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo al referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. E infine l'articolo 139, fondamentale nella affermazione di principio che è unica. Recita l'articolo 139: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Io, prima di cedere la parola a Maurizio Verona, al sindaco lo ringrazio di cuore di questa occasione, di questa opportunità, la lettura dei 139 articoli della Costituzione. Vi è un fondo di verità assoluto per cui possano essere qui letti meglio e più autenticamente che in altri luoghi. Colui che forse contribuì maggiormente, fu considerato un po' il padre della Costituzione, fu un giurista di chiara fama toscano, Piero Calamandrei. Piero Calamandrei in realtà nel suo pensiero, nel contribuire a scrivere la Costituzione e esserne in qualche modo un po' interprete, era persona poliedrica, grande giurista, famoso avvocato, ma anche scrittore, e io ricordo quanta passione e quanto significato egli espresse nella Ode a Sant'Anna, quella che poi passa alla storia perché egli scrive Ora è sempre resistenza, ma che poi in realtà ci fa capire quanto questa Costituzione, nei suoi 139 articoli, quella Costituzione che partì proprio il 2 di giugno, perché i componenti della Costituente furono eletti il 2 di giugno del 1946, quella Costituzione che dopo un anno e mezzo di lavoro, le commissioni, la sottocommissione dei 75, l'arrivo del testo in aula e quel testo che viene promulgato il 1 gennaio del 1948, ecco, quella Costituzione, attraverso le parole, il pensiero di Piero Calamandrei, in realtà trovava il suo cordone ombelicale proprio in quello che accadde a Sant'Anna di Stazzema, e con Sant'Anna di Stazzema in quel Ora e sempre resistenza che portò progressivamente alla liberazione del paese, a costo però di quei drammatici lutti quale quello che avvenne il 12 di agosto nel 1944 qui a Sant'Anna. E freme la pelle, freme il nostro sentimento nel momento in cui abbiamo ascoltato coloro che allora si salvarono, i pochissimi che si salvarono, rispetto a ciò che invece fu la sorte delle 560 persone che qui morirono. Il loro sangue, il loro sacrificio, la loro innocente destinazione a una morte così ingiusta quanto innocenti e incolpevoli erano di qualsiasi aspetto che potesse riguardare la liberazione, in realtà li rende i nostri martiri e li rende davvero coloro attraverso il cui sacrificio
siamo arrivati a quella lettura oggi dei 139 articoli della Costituzione, che non c'è giurista al mondo che, guardando con obiettivamente la sorte dell'Italia, non veda oggi che sono passati 75 anni dalla liberazione dell'Italia, l'attualità, la lungimiranza, l'intelligenza e l'equilibrio con cui i 139 articoli sono scritti. Non vi poteva essere altro luogo più pertinente, più appropriato, che rileggere come giusto oggi i 139 articoli della Costituzione qui nel cordone ombelicale che ne ha costituito l'impalcatura, l'ordinamento italiano, il 2 di giugno, il giorno della Costituente a Sant'Anna di Stazzema. Grazie Maurizio. Leggiamo ora la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione. È vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48 sono stabilite con legge per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. 13ª disposizione transitoria. I membri discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni esistenti nel territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946 sono nulli. In un paese che si era rivelato lacerato al referendum costituzionale del 2 giugno del 1946, i nostri padri costituenti mettevano dei paletti rigidi e dovuti, anche tenendo conto delle responsabilità della monarchia nell'avvento del fascismo, per impedire che i Savoia potessero tornare nel paese e soprattutto tornare a fare politica. I primi due commi di questa disposizione transitoria hanno cessato i loro effetti con la legge costituzionale 23 ottobre 2002, numero 1. 18ª disposizione. La presente Costituzione è promulgata dal Capo Provvisorio dello Stato entro 5 giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. Roma, 27 dicembre 1947, firmatari Enrico De Nicola, Umberto Terracini, Alcide De Gasperi, con il guardasigilli Giuseppe Grassi. Grazie a tutti per questa giornata. Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.